Ela Gudlier, bentornato, bentornata. Continuiamo con l'assemblaggio del tuo PC. Ora un altro pezzo da 90. Infatti, installerà il tuo disco rigido, il tuo hard disk. Qui delicatezza nelle operazioni, attenzione. Non perché negli altri componenti tu sia stato brutale, ma l'hard disk integra parti meccaniche che possono danneggiarsi facilmente. All'interno ci sono dei dischi che ruotano ad una velocità che può oscillare tra i 7200 ai 10.000 giri al minuto in base al modello, quindi velocità vertiginose. La lettura dei dati che sono registrati sul tuo hard disk avviene tramite un pennino, il quale è posto ad una distanza ravvicinatissima ai dischi, quindi shock meccanici, ossia degli urti, più o meno forti, possono irrompere in maniera distruttiva all'interno della struttura durante la rotazione di questi dischi, provocandone così il danneggiamento in maniera irreversibile dal punto di vista meccanico. Le manovre quindi dovranno essere volte ad evitare questi colpi che, come ho detto prima, possono danneggiarlo irrimediabilmente. Allora, afferra il tuo disco rigido ed inseriscilo nelle guide metalliche dedicate. Infatti, troverai all'interno del case una zona cava metallica al cui interno saranno inseribili alcune periferiche, come ad esempio proprio il tuo hard disk. Nella fattispecie, l'hard disk verrà alloggiato all'interno di questa guida. Di norma, all'interno di questa zona cava sarà possibile ubicare almeno 4 periferiche, tipo hard disk oppure lettori di vario genere. Inserisci quindi il disco rigido fino a battuta, dopodiché prendi 4 viti di dimensioni piccole ed avvitale, senza esagerare, come in figura all'interno di queste guide. Il serraggio bloccherà la periferica, l'hard disk alle alette, rendendo così impossibile il suo movimento. Ora dovrai collegare il tuo hard disk alla scheda madre e all'alimentatore. Supponiamo che tu abbia acquistato un hard disk a struttura SATA, quindi di costruzione recente. L'interfaccia SATA si presenta come in figura, quindi un'unica sezione o due sezioni separate, al cui interno saranno presenti due spinotti, uno più piccolo e uno più grande, con delle guide. Lo spinotto per l'alimentazione sarà questo più grande, lo spinotto per i dati sarà quello più piccolo. Entrambi, come dicevo, avranno una tacca guida che ti permetterà di inserire lo spinotto di collegamento in maniera adeguata. Quindi allo spinotto dell'alimentazione, quello più grande, collega il corrispondente che fuoriesce dall'alimentatore. Individualo quindi e collegalo a questo spinotto, semplicemente guardando la guida che ti ho appena evidenziato. Se l'alimentatore che hai acquistato non possiede lo spinotto SATA, potrai trovarlo all'interno di una delle confezioni. In questo caso l'adattatore sarà di tipo Molex SATA, che ti permetterà proprio di utilizzare eventualmente gli spinotti che fuoriescono dal tuo alimentatore che non hanno un'interfaccia SATA. Collegando quindi questo adattatore potrai alimentare tutte le periferiche di tipo SATA. In assenza di questo adattatore dovrai comunque acquistarlo. Lo spinotto per i dati invece, come abbiamo detto, è questo più piccolo. Dovrai collegarlo alla scheda madre grazie al cavetto che verosimilmente troverà all'interno della scheda madre. Anche qui, in caso di assenza, dovrà acquistarlo. Normalmente è di colore rosso, quindi seguendo la guida inserisci lo spinotto in questo connettore per poi collegarlo alla scheda madre. Sulla scheda madre potrai trovare più di un'interfaccia SATA. Individua la sezione, prendi il tuo cavetto che fuoriesce dal hard disk, potrai individuare la zona serigrafata con la sigla SATA numero 1 e quindi inserire questo spinotto. Se possiedi una seconda periferica di tipo SATA, sarà sufficiente ripetere la procedura che hai appena visto. Nell'improbabile caso però in cui ti trovassi ad installare un hard disk, un disco rigido o comunque una periferica che non ha un'interfaccia SATA ma un po' vecchia e quindi di tipo IDE, allora dovrò aggiungere una nota.
Questa opzione è da riferirsi quindi alle sole periferiche ad interfaccia IDE, così come rappresentate in figura. Sulla scheda madre ovviamente dovrai trovare un'interfaccia IDE dedicata per poter collegare queste periferiche. Normalmente ne troverai almeno una e sarà individuato con la sigla primary. Nel caso in cui ne avessi due, il secondo avrà etichettata la serigrafia secondary. Considera che ogni slot che è presente sulla scheda madre potrà pilotare, quindi comandare, due periferiche ad interfaccia IDE grazie a un cavo di collegamento dedicato che avrà due spinotti ovviamente di tipo IDE. Ti potrebbe venire in mente la domanda del tipo: ma come fa il processore ad etichettare la periferica numero 1 o numero 2 se, come abbiamo detto, un'interfaccia IDE può pilotare due periferiche? Grazie alla presenza di un ponticello. Guarda il retro della periferica IDE. Troverai una zona che presenta dei ponticelli a vista. Questi ponticelli permettono di selezionare la priorità di una periferica IDE rispetto ad un'altra, se all'interno di un PC ci sono due periferiche IDE. Come dovrai fare? Ogni coppia di piedini è etichettata con una sigla, master o slave. Se ponticellata, permette di etichettare questa periferica o come primaria o come secondaria, quindi con la sigla inglese o master o slave, così che il tuo PC, o meglio il tuo processore, sarà in grado di individuare quella principale e quella secondaria. Ad esempio, per dire al processore, all'interno di quale hard disk è installato il sistema operativo e quale sarà dedicato semplicemente per la presenza dei tuoi dati di lavorazione. Le possibili posizioni di questi ponticelli sono tre, etichettati con master, principale, slave, secondaria, oppure cable select, ossia selezione tramite la posizione lungo il cavo di collegamento. Come dovrai collegare la tua periferica o le due periferiche? Bene, una volta che avrai individuato ed etichettato il principale, su questo seleziona questo ponticello su master, mentre sulla seconda periferica posiziona questo ponticello su slave. L'alternativa è la posizione cable select. Cosa accadrà? In base alla posizione della periferica lungo il cavo di collegamento, automaticamente il processore etichetterà il primo e il secondo, il principale o il secondario. Quindi potrai selezionare entrambi questi due hard disk nella posizione cable select e il processore automaticamente individuerà il principale ed il secondario. Veniamo quindi al tuo hard disk. Se devi collegarlo allo slot IDE numero 1 ed il ponticello avrà una posizione master, questo avrà quindi priorità principale rispetto a un'altra periferica che sarà collegato sempre allo stesso slot IDE 1, ma il cui ponticello sarà selezionato nella posizione slave. Come si esegue il collegamento vero e proprio? Sarà sufficiente prendere lo spinotto IDE ed inserirlo con una certa decisione nella guida del connettore stesso, individuando proprio la tacca di riferimento, la tacca guida. Nel caso in cui sbagliassi ad inserirlo, non forzare più di tanto, in quanto andresti a piegare la piedinatura del connettore. Sarà sufficiente non inserirlo, ma ruotarlo di 180 gradi ed inserirlo nuovamente. In base al numero di periferiche collegherai una o entrambe le altre estremità di questo cavo ad altrettanti dispositivi. Questa interfaccia servirà invece per alimentare la periferica. Individua quindi lo spinotto Molex che fuoriesce dal tuo alimentatore, quello che presenta quattro pedini, ed inseriscilo in questo spinotto per poter alimentare così la periferica. Dovrai semplicemente individuare anche qui la chiave guida per l'inserimento in base alla forma dello spinotto stesso. Ora andremo a collegare i lettori. Cominceremo a collegare i lettori. Puoi riprendere il discorso che abbiamo appena fatto, collegando lo spinotto dei dati e lo spinotto dell'alimentazione. Anche un'unità ottica può presentarsi con un'interfaccia SATA o un'interfaccia IDE. Quindi, in entrambi questi casi, dovrai semplicemente ripercorrere il collegamento appena visto.
Prima di alloggiare però il lettore, devi rimuovere delle alette di plastica di protezione frontali del case, del cabinet, per poter far spazio a eventuali lettori inserendoli nel vano dei lettori stessi. Normalmente queste alette sono di plastica e sono inserite ad incastro. In caso di difficoltà potrai utilizzare un piccolo cacciavite ad intaglio inserendolo lateralmente e facendo una piccola leva sbloccherai questa copertura di plastica. Potresti anche trovare dopo questa rimozione un'ulteriore aletta di metallo subito dopo questa protezione di plastica. Procede alla rimozione sempre grazie al giravite. A questo punto puoi benissimo inserire dal frontale l'unità ottica grazie alla guida che si viene a creare. Quando l'unità ottica arriva in posizione perfettamente allineata al cabinet, bloccala con una mano e poi grazie a un giraviti e delle piccole viti, serra le viti come hai eseguito per il tuo disco rigido. Un secondo lettore opzionale lo potrai alloggiare nello stesso modo come hai appena visto. Una volta che avrai inserito il tuo lettore, guarda nel retro dello stesso. Troverai lo spinotto di alimentazione, Molex, lo spinotto di collegamento, SATA o IDE, i piedini a vista per la selezione master o slave e un altro piccolo spinotto che permetterà di prelevare l'uscita audio se all'interno del tuo lettore posizionerai un CD. Questo spinotto lo dovrai collegare alla scheda madre. Infatti, per poter eseguire il collegamento, prendi il cavetto che normalmente lo troverai all'interno della scatola della scheda madre e collega una delle due estremità all'interfaccia che ho appena menzionato. Dopodiché, guarda la scheda madre, troverai sulla stessa un'interfaccia serigrafata con varie sigle, di norma audio in, CD1 o cose del genere. A questo punto inserisci l'altra estremità in questo spinotto e così potrai sentire l'audio fornito dal tuo CD o DVD fuoriuscire dalle casse acustiche che in seguito collegherai. Ti anticipo una domanda che potresti fare. Ma se possiedo su un PC periferiche SATA e anche periferiche IDE, ma come le collego? Niente di più semplice. Ovviamente premettiamo che sulla scheda madre dovrai aver presente interfaccia SATA e interfaccia IDE, altrimenti ciò ti sarà precluso. Non dovrai far altro che dare tu una priorità e installare, quindi collegare le interfacce SATA in maniera cronologica, seguendo l'ordine SATA 1, SATA 2, eccetera, per quel riguardo gli spinotti. Lo stesso dovrai fare per l'interfaccia IDE, IDE 1 o IDE 2 in caso di U-slot, e a sua volta avverrà la selezione tramite i piedini a vista che abbiamo precedentemente menzionato, grazie a dei ponticelli. Se invece di un lettore CD o DVD devi collegare un lettore di schede, allora posizionalo dal frontale come ti ho descritto per l'unità ottica. Dopodiché nel retro troverai una serie di cavetti. Dovrai semplicemente individuare il relativo cavetto spinotto presente sulla scheda madre e inserirlo. Ad esempio, potresti trovare il cavo per le prese USB, se ad esempio questo lettore di schede presenta anche un'interfaccia USB. Quindi individua la zona presente sulla scheda madre che etichetta lo spinotto con una sigla USB ed inseriscilo delicatamente. Se il lettore di schede presenta anche ingressi e uscite audio, bene, prendi il corrispondente spinotto o cavetto e individua un equivalente presente sulla scheda madre in base al colore, oppure se non presente sulla scheda madre, individualo se fosse presente sulla scheda audio, altrimenti potrai anche mantenerlo non collegato. Se il lettore di schede presenta anche un'interfaccia FireWire, prendi il cavetto che fuoriesce dal suo retro ed individua un ingresso FireWire presente sulla scheda madre o sulle schede alternative. Tutto sommato, vista la varietà di lettori di schede che sono disponibili sul mercato, è abbastanza difficile individuare una linea guida per definire tutti i possibili collegamenti presenti sul tuo lettore di schede specifico. Quindi sostanzialmente con un po' di intuito e seguendo soprattutto le informazioni presenti sul libretto di istruzione della scheda madre, riuscirai senz'altro nell'intento di collegare tutti i vari cavetti che fuoriescono da questi lettori di schede. Ok, sei addirittura d'arrivo, nella prossima lezione assemblerai altre periferiche. Ora come sempre un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e alla prossima.